Ma Ferramonti stasera è con noi anche in modo tangibile. Abbiamo qui una chitarra che fu costruita dal liutaio Nicola De Bonis per i musicisti di Ferramonti e fu suonata nelle serate musicali del campo. I De Bonis sono una storica famiglia di liutai di Bisignano, rinomati in tutta Italia e anche all'estero per le loro chitarre e i loro mandolini. Rosalba e Francesco, eredi di questa meravigliosa tradizione artigianale calabrese che ebbe inizio nel Settecento, sono in sala questa sera, venuti appositamente da Bisignano per portarci questo strumento. Dalla storia commovente, farcene ascoltare la voce, che contribuì a creare qualche momento felice nella tragedia di quel periodo storico. Il chitarrista Emiliano Gentili. Accompagnerà la voce di Lee Colbert, che insieme a Sebi Burgio al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso, Fabrizio Bosso alla tromba, Andrea Campanella al clarinetto, Daniel Hoffman al violino, nella celebre canzone di Kurt Weill Lost in the Stars. Weill era amico, compagno di studi di un altro celebre musicista internato a Ferramonti, Isca. Cioè, Isaac detto Isco, chiedo scusa, Isaac detto Isco Thaler, che nel campo eseguiva spesso le musiche del celebre compositore berlinese. Lost in the Stars fu in realtà composta nel primo dopoguerra, ma le parole, struggenti, ci sembrano un perfetto omaggio alla insensata sofferenza della guerra. Pensavo di averti vista là fuori, a piangere. Pensavo di averti sentita chiamare il mio nome, ma siamo tutte stelle perdute che cercano di illuminare il buio.
So it wouldn't get